Get up out your rocking chair, Grandma! Or rather, mi hanno sempre detto che 3 è un numero magico. Adesso l'ho capito dopo aver fatto la prova con la nuova Audi E3 con la nostra redazione. La 3 resta il punto di riferimento fra le medie premium, un segmento che proprio la 3 creò al suo debutto. Oggi, quando è full optional, può persino sostituire una miraglia facendone rimpiangere solo le dimensioni e l'imponenza. Se il family feeling della 3 non è cambiato, mettendosi al volante si apprezza la stessa perfezione e sobrietà dei modelli precedenti, anche se questa è completamente riprogettata e dai primi chilometri già si percepisce quanto questa nuova 3 sia ulteriormente migliorata. È stata completamente riprogettata, come dicevamo, dal pianale al motore, e la maestria è stata quella di lasciarne pressoché invariate le caratteristiche fondamentali e l'aspetto globale. Il motore 2 litri turbo diesel che proviamo è anch'esso progettato X9 e ha una potenza di 150 cavalli con una coppia massima di ben 320 Nm a partire dai 1750 giri. Su strada questo motore è un campione di rotondità e di brio, con una spinta sempre considerevole non appena si schiaccia l'acceleratore, ma sa anche essere tranquillo, così come è grintoso, spingendo da 0 a 100 in circa 8 secondi facendo toccare i 220 km l'ora da chilometrici. Ma la cosa più stupefacente è il consumo davvero ridotto. È difficile far meno di 14-15 km con un litro, anche con una guida brillante. Tenuta di strada e freni sono naturalmente perfetti e infaticabili. L'Audi A3 resta un esempio geniale nel coniugare sobrietà, eleganza e funzionalità. La versione in prova è la 3 porte in allestimento ambiente, il più raffinato che ben si addice al perfetto understatement che vogliamo su questa vettura. Ha molti accessori che portano il prezzo a 36.000 euro, ma potrebbe averne ancora altri come la selleria in pelle, il tetto apribile e soprattutto il cambio S-Tronic. All'interno comunque si trova una cura costruttiva da ammiraglia e l'eleganza dell'insieme, pur se a primo sguardo potrebbe apparire un po' troppo minimalista, ma ci si abitua e si apprezza l'eleganza, soprattutto di sera, con un ambiente dalle luci soffuse e di grande atmosfera.